derby valido per la 23esima giornata. Il Pineto vince per 2-0 sul campo del Nereto. In vantaggio i biancazzurri con un calcio di rigore firmato Milincleri. Minella raddoppia, tempo scaduto nella prima frazione. Nel secondo tempo non succede più nulla. Calcio d'inizio per gli ospiti. Dopo 10 minuti di studio arriva la prima occasione degna di nota e di firma vibratiana. Sant'Angelo da distanza siderale come un fulmine a ciel sereno impegna Mercorelli. La risposta biancazzurra arriva su corner. Bosco svetta, pallone fuori di poco. Gli equilibri si rompono al 36esimo. Barlafante penetra in aria, viene atterrato per Cortese di Bologna e calcio di rigore. Dal dischetto Minincleri glaciale confeziona in buca d'angolo con Palermo che può intuire ma non arrivarci. Nel finale arriva anche il raddoppio pesantissimo del Pineto con Minella che è ben imbeccato da Bosco, raddoppia per i suoi. Nella ripresa il match inizia con il consueto equilibrio. Primo episodio di marca rivierasca. Domizzi prende la mira, pallone di poco in corner. Il derby è a bulico di emozioni con il Pineto che amministra e il Nereto che cerca di riaprire la contesa. A 10 dal termine Pezzotti arrovente il mancino sul fondo. A 5 invece Del Mastro, ne è entrato, prende la mira. Palermo e il Legno tengono a galla i vibratiani. Non succede più nulla. Il Pineto vince per 2-0 il derby contro il Nereto. 3 punti d'oro per i biancazzurri. Sconfitta pesante tra le proteste per i vibratiani. Abbiamo oltre fatto 2 gol. Abbiamo avuto già dopo 30 secondi un'occasione tu per tu col portiere con Pezzotti. Un colpo di testa di Bosco a colpo sicuro. Quindi la squadra, secondo il mio punto di vista, nella prima frazione ha fatto abbastanza bene. Abbiamo chiuso con il doppio vantaggio, nella seconda frazione abbiamo gestito il risultato e l'abbiamo fatto senza rischiare niente. Sì, la classifica è cortissima. Prima di questa gara avevo detto ai ragazzi che c'erano 10 squadre in 3 punti. Adesso oggi più o meno è cambiato pochissimo e noi andiamo di partita in partita. L'obiettivo è rimanere nelle posizioni alte di classifica, però partendo sempre dalle prestazioni. E la squadra sta rispondendo bene sul campo e con buone prestazioni, quindi adesso c'è questa gara prossima col Fiuggi in casa, un scontro importante dove i punti sono pesantissimi, cercheremo di prepararla al meglio. Io credo che quantomeno il pareggio fosse stato un risultato più giusto, perché il primo calcio di rigore, il secondo gol nasce da un vizio di una gamba tesa, è probabilmente un fuorigioco di rientro della quale non ne sono certo, però ho questo sospetto e potrete anche lì divertirvi a vedere se sbaglio. Però è chiaro che quando un calcio di rigore rompe gli equilibri tra una squadra forte e una squadra meno forte, è chiaro che la partita viene condizionata. Ripeto, senza nulla togliere al Pineto, però non credo che noi meritiamo questa sconfitta. E il rammarico è grande e chiediamo maggior rispetto, perché penso che sinceramente gli arbitri che in queste ultime gare si stanno divertendo nei nostri confronti la facciano veramente un po' troppo sporca, perché mi viene in mente il calcio di rigore tirato fuori con una mano in maniera evidente a Chieti e anche da lì si condiziona una gara. Quello di Tolentino in casa, il fallo sul portiere, oggi un calcio di rigore, cioè, diteci che dobbiamo retrocedere, retrocediamo, però fateci giocare.